17 ottobre. Quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Nei testi sacri dell'Antico Testamento mai si parla dei farisei. Gli scribi già li troviamo in Egitto. Sono interlocutori tra il popolo e il faraone. Costoro accompagneranno tutta la storia del popolo del Signore. Il loro è un ministero essenziale per la retta conoscenza della rivelazione. Sono interpreti della scienza sacra della parola del Signore. In quel giorno il faraone diede questi ordini ai sovrintendenti del popolo e agli scribi. Non darete più la paglia al popolo per fabbricare i mattoni come facevate prima. Andranno a cercarsi da sé la paglia. Però voi dovete esigere il numero di mattoni che facevano finora senza ridurlo. Sono fannulloni, per questo protestano. Vogliamo partire, dobbiamo sacrificare al nostro Dio. Pesi dunque la schiavitù su questi uomini e lavorino. Non diano rette a parole false. I sovrintendenti del popolo e gli scribi uscirono e riferirono al popolo. Così dice il faraone, io non vi fornisco più paglia, andate voi stessi a procurarvela dove ne troverete, ma non diminuisca la vostra produzione. Il popolo si sparse in tutto il territorio d'Egitto a raccogliere stoppie da usare come paglia, ma i sovrintendenti li sollecitavano dicendo, portate a termine il vostro lavoro, ogni giorno lo stesso quantitativo come quando avevate la paglia. Bastonarono gli scribi degli israeliti, quelli che i sovrintendenti del faraone avevano costituito loro capi, dicendo «Perché non avete portato a termine né ieri né oggi il vostro numero di mattoni come prima?» Allora gli scribi degli israeliti vennero dal faraone a reclamare dicendo «Perché tratti così noi, tuoi servi? Non viene data paglia ai tuoi servi, ma ci viene detto fate i mattoni, e ora i tuoi servi sono bastonati e la colpa è del tuo popolo». Rispose «Fannulloni siete, fannulloni». Per questo dite vogliamo partire, dobbiamo sacrificare al Signore. Ora andate, lavorate. Non vi sarà data paglia, ma dovrete consegnare lo stesso numero di mattoni. Gli scribi degli israeliti si videro in difficoltà, sentendosi dire non diminuirete affatto il numero giornaliero dei mattoni. Usciti dalla presenza del faraone, quando incontrarono Mosè e Aronne che stavano ad aspettarli, dissero loro Il Signore guardi a voi e giudichi, perché ci avete resi odiosi agli occhi del Faraone e agli occhi dei suoi ministri, mettendo loro in mano la spada per ucciderci. Dio dona la sua rivelazione, lo scriba la interpreta, la spiega, la rende accessibile all'uomo. È questo un ministero di vita, se colui che lo esercita rimane fedele al suo mandato. Se invece si rivelerà infedele, da ministro di vita si trasforma all'istante in un ministro di morte. La mediazione è essenziale nel dono della parola. Una parola data senza mediazione è lasciata alla libera interpretazione del singolo. Ma guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare senza trascurare quelle. Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse, Maestro, dicendo questo tu offendi anche noi. Egli rispose, Guai a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Al tempo di Gesù, la vera religione si era deturpata a causa degli scribi, infedeli al loro mandato. Costoro sostituivano la parola di Dio con le loro tradizioni, interpretazioni arbitrarie, false, menzognere. Erano divenuti dei veri giocolieri della parola del Signore. Avevano tolto da essa il germe divino, il solo capace di vera salvezza, e al suo posto vi avevano inserito un germe di morte. Così facendo, avevano reso irriconoscibile la parola del Signore. Gesù rivela apertamente, pubblicamente questa loro infedeltà. Essi non sono servi della parola, si sono fatti padroni di essa. La loro infedeltà, parzialità, arbitrio è la causa di tutto il decadimento spirituale e morale del popolo di Dio. Sempre così accade. Quando il ministro della parola, da servo di essa, diviene suo padrone, il popolo perisce. Perirà sempre,
per mancanza di vera conoscenza della volontà del suo Dio e Signore. Oggi è anche così. Il popolo lancia spiritualmente e moralmente perché non nutrito con la verità del suo Dio. Vergine Maria, Madre del Signore, angeli, santi, dateci la vera conoscenza di Dio.